Buongiorno, come promesso, qui c'è la mammi, è venuta a trovarci e inizia un weekend di divertimento. Abbiamo già festeggiato un po' il mio compleanno, l'abbiamo festeggiato, vabbè, l'avete visto con mia sorella e poi abbiamo festeggiato anche con la miss qui. Oggi invece andiamo in montagna dal fidanzato di mia sorella e anche lì festeggiamo il suo compleanno e il mio. E niente, diamo inizio alle feste. Adesso stiamo andando in realtà a Monza a fare un po' di shopping e poi si parte, per cui vi porto con me, vi faccio vedere tutto quello che facciamo questo weekend. Siamo arrivate in montagna, diciamo così, siamo quasi in montagna, in provincia di Brescia, a Lumezzane per la precisione, e io sono entrata in modalità relax e ho tanto sonno, però si sta davvero bene qui. Guardate la mia princess. Ed eccolo anche Luca. Saluta Luca. No. Io e Luca siamo addetti alla preparazione del risotto stasera. Io non sono tanto capace, ve lo confesso subito, sì, però io mi faccio insegnare, mi faccio insegnare come si fa il risotto e taglierò le zucchine, che tra l'altro sono state raccolte dall'orto di Luca. Volevo farvelo vedere, ma lui è sceso a tradimento da solo e quindi non li ho portati all'orto. Comunque questo è il nostro raccolto, guardate che belle che sono. Più queste che poi faremo domani sulla griglia. Qui abbiamo invece Olivia che sarà l'addetta alla torta, si fa il bis della torta gluten free, mille foglie che abbiamo mangiato anche al mio compleanno. E ciao Lady! Qui ci sono dei gatti, lei si chiama Lady. Ciao bella, com'è? È un po' stronzetta lei. Che dici? Facci... Lady, cosa dici tu? Eh? Bella? Chi c'è? E dov'è Sandy? Mentre c'è un'altra gatta che è davvero dolcissima, adesso ve la faccio vedere se la trovo. Oh, ciao! Ciao Moreno! Ciao! Lei è la gatta più dolce del mondo e c'ha degli occhi stupendi, anche se è un po' cicciona. Ciao, ciao dolcina, ciao, ciao, bella lei. Comunque qui è davvero bellissimo, hanno anche la piscina. E ci sono ancora i gelsomini. Ma com'è possibile? Dalle mie parti sono già tutti sfioriti. Ma qui invece ci sono ancora. Questo comunque è l'orto. Così vedete anche l'orto. Bello qui. Passata dal risotto alla crema per il tiramisù. Sono diventata chef pasticcera nel frattempo. Vediamo se riusciamo a montarlo a meno, perché la vedo un po' dura. No? Sì, sì. No, quello non è a neve. No, quello dopo a neve. No, quello è
rosolata come faccio di ingredienti. Ma non ci va lo zucchero qua dentro? Sì, c'è di zucchero. Sono 10-10 cucchiai di zucchero nel forno, ovviamente. Altrimenti spongia, capisci, spongia. Sì. Sì, ma l'avete già spiegato l'altra volta. Ah sì? Io ero capace di fare il tiramisù, ma ho dimenticato tutto, non mi ricordo più niente. Io senza le ricette sotto mano non riesco a fare niente. Comunque sta venendo bene, guarda, no? Sì, 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 sì. E puoi anche appoggiare sul fondo, non si vede niente. Ok. Ancora una, che vado a prendere la morta grande, perfetta. Adesso questa va nella sì, perché assolutamente e dai, brava, ti do attenzione. È iniziata la prova più difficile, dobbiamo montare a neve gli albumi e non so come andrà, sono fiduciosa. Guarda che bel risotto che sta facendo. La crema con i occhi è venuta buonissima, bella bella. Oh, no, non ci sono convinta perché... Ecco, vai pianissimo. Però non si muove. Vai, puoi, giusto. Non è proprio... No, allora ancora un po'. Ancora un po'. Devi stare sul fondo. Vai. Però ci siamo quasi. Ci siamo quasi, sì. Ci siamo quasi. Devi stare sul fondo perché è quello in fondo che è primo. Dai che ci siamo. Ci siamo. Ok, adesso lo sento che ci siamo. Siamo sei, basta. Devi proprio girarla tutta, eh. Non vai, vai su, vai, vai, coraggio, coraggio, su, girala. Girala! Girala! Ci siamo! Vai, perfetta! Adesso ci mancano adesso. Io non so mai se metterlo là una scarpone, questa mosca orribile. Credo che va prima qua dentro. Va prima lì perché questo piano piano. Vero? Sì. E piano piano. Sì. Allora facciamo così. Sì. E poi io. Prenderli di là i piatti che finisco là. Io il mascarpone. Allora sono qui sotto. Ma la i faccio piatti. Ancora con il frullatore. No, io no. Lo faccio però, con il cucchiaio. Però mi dispiace. E dai, no, facciamo un po' per uno, perché come va fatto. Io lo faccio con questo, la frutta. Sì. Ma poi ti aiuto, perché ti viene a fermare il braccio. Ma io sono lo so male. Io. Sì? Sì, sì. Ecco. No, ma ti do il cambio, perché siamo qua in tanti. Vero? Ok. Brava. Ah, ancora? Sì, ancora uno, no. Questo è un signor tiramisù. Sì. Questo sarà un tiramisù. Ancora? No. Per quello che diventa duro stesso. Certo. Così. Adesso proviamo. Ho fatto 10 uova. 10 uova. Cosa faccio? Aggiungiamo anche quello. Sì. Vero, sì, ormai l'ho anche aperto. Sì. Assolutamente sì. Ecco, tu cominci ma poi ti aiuto, Perfetto. Perfetto. Mi scusi. Mi scusi lei. Non mi viene il nome del... Signora videomaker. Mazzo. Cambio, sale il caffè. Devo allenarmi ancora un po'.
se non lo vado solo, che fa male anche a me il braccio. Ok, poi che sei stata già su. Vedo, senti che bollino. Sì. Adesso ti do il cambio. Wow. Fa bene invece quella. Sì. È sua. No. Vieni qua vicino a me. Questo è il risottino. Mamma, buono. Che bello. È buono? Buonissimo. Sì. Siamo al giorno numero 2. Ieri abbiamo fatto i preparativi. Oggi invece andiamo a festeggiare. Si sale proprio su in montagna, c'è un sacco di sole, non riesco a guardarvi. Comunque andiamo su nella casetta in montagna che io non ho mai visto e ho un sacco di aspettative perché mi hanno raccontato che si sta proprio bene lì e quindi non vedo l'ora. Il panorama da qui è bellissimo, adoro questo posto. Prima o poi vivrò anch'io in campagna o in montagna perché mi piace un sacco vivere in mezzo alla natura. Che meraviglia! Lavanda. E quella è scura. Guardate quanta meraviglia! Queste farfalle sono meravigliose. Tutto questo davanti alla casa. C'è questa lavanda gigantesca dove c'è una vita tutta fatta di api e farfalle. Non è meraviglioso? Guardate che bellina questa. Stupende. Come si chiamano questi fiori? Questi non mi ricordo, accidenti. Ragazzi, aiuto, come si chiamano questi fiori che sono stupendi? Sono praticamente solo foglie, però sembrano fiori. Sì, sono veramente meravigliosi. E poi, tra l'altro, hanno lo stesso colore dei sassolini. Si mimetizzano, ma che meraviglia. Bellissimo. Siamo arrivate qui fino al punto dove inizia la camminata. Mia mamma è stata prelevata da Luca e portata su in moto. Stava facendo una sceneggiata di quelle, non so neanche come definirle. Noi andiamo invece a piedi, le sportive della famiglia. Che bello qui. C'è un sentierino tutto bello. Sono andata in giro. Che bello. Ce l'abbiamo fatta. La casetta è stata portata su in elicottero. Sì. Le pareti. Ok. Poi è arrivato l'elicottero con il cemento. Campo di Lossaghe. Mm-hmm. Poi ti faccio vedere l'altro. Che l'altro è dedicato a mio papà. Davvero? Sì. Che meraviglia qui. Senti gli uccellini. Sì. Wow, ma che bello, siamo arrivate. Che vista. Meraviglioso. Ovunque qui sono bellissime. Guardate quante. Sono tantissime. E adesso con me. Giù in posto mi dicevano dove sono tutte.
Siamo arrivati? Sì. Wow. Qui abbiamo fatto noi questo muro, è tutto di legno. Ma che bellino. Guarda, cercavamo di tenerli tutti belli e li abbiamo attaccati tutti con la colla. Belli. Abbiamo fatto una parete così tanto per stare sul sull'habitat. Bello. E questa è la casettina, ma che bellina. Gli altri sono già arrivati tutti qua in moto e noi ci siamo fatti la camminata. Sì. No, no, ma tranquilla, puoi parlare. E qui siamo già su alla casettina. Oh, mia mamma è lì. Eccola qui la casetta, lì dietro c'è anche il forno per la pizza. Adesso ve la faccio vedere tutta, ma che bellina, stupenda. Mia mamma mi vuol far vedere qualcosa, adesso ci andiamo subito. Quello che vi volevo far vedere da secoli ormai sono le api. Luca ha delle casettine, degli alveari dove fa il miele, che tra l'altro, come vi dicevo, è buonissimo. È l'unico miele che riesco a mangiare, perché quelli che vendono al supermercato non li digerisco, mi fanno venire acidità di stomaco, mentre il suo, che è perfettamente naturale, è buonissimo. Ma che belline! Pura meraviglia questo posto. Mia mamma, che ha già scoperto il posto, mi vuole far vedere tutto quello che c'è qui nei dintorni. Ho scoperto la meraviglia dell'edera che cresce sugli alberi. Abbiamo anche un laghettino qui, che è bellino. Ci sono anche le ninfee, solo che non le sto vedendo. Dai, ma che cosa carina. Messo, ma che bellino! Wow, no, no, mi piace un sacco. Che bello questo mobiletto! Allora, questa è la parte fuori. Invece, qui c'è anche il forno. Wow, ma che meraviglia! È bellissimo qui. Davvero? Sì. Già stata? Sì. No, io mai. Davvero non sei mai venuta? Mai. È bellissimo. È bellissimo. Stupendo, veramente. Ricordo che è stato tutto costruito a mano. Infatti me lo diceva. Dopo ti faccio vedere le foto dentro di com'era questo posto prima che ci mettessimo le mani addosso. Che forza. Dai, ma è stupendo qui. Bravi. Che raccogli? Rosmarino? Comunque è bellissimo quando vai in un posto e ci sono tutte le varie storie.
parte il fatto che questa casa l'hanno costruita tutta loro, mentre la costruivano e mentre scavavano qui, hanno ritrovato una borraccia che il papà di Luca aveva perso tipo nell'85. L'hanno ritrovata con ancora dentro l'acqua che aveva raccolto quel giorno. Cotta la braccia, no? Per il pranzo è servito, abbiamo zucchine, le grigliate, il peperone agrodolce, patate al forno, formaggi col miele, la carne per chi mangia la carne, che meraviglia. Vuoi due zucchine? Insalata. No, grazie. Siamo arrivati al momento del caffè, della torta. Mia sorella ha preparato di nuovo la mille foglie, stavolta senza cioccolato, sembra tipo... in Moldavia la chiamiamo Napoleon Cake, però... Boh, non so se si chiama così anche qui. Guardate che meraviglia! Ed è tutta gluten free. Adesso la decora con mirtilli e more e sarà perfetta. Wow! How cute! Arriva la torta! Ma chi è che fa il compleanno? Io? 28? Il 28 ce n'è uno! Ma Luca! Bella la... Dai, aspetta che non ti telefono! Aspetta che fa la foto! Che bella! Luca? Luca. Lo spengo da dietro così si vede. Vai vicino, Luca. No! Me lo accendi la foto. Sto levando le palle nella Vai Olivia. Ma la torta chi l'ha fatta? Olivia. Olivia l'ha fatta. Sì, è bellissima, ne? Brava. Auguri! Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Luca, aspetta Luca, aspetta. Adesso invece... Ma la pace qui è veramente stupendo, si sono fatte le 6 nel frattempo e tra poco scendiamo, ma abbiamo passato una giornata davvero bellissima qui, c'è la mamma di Luca che saluta, che carina. Ho avuto anche modo di riflettere un po' sulla vita perché mi sono isolata praticamente senza cellulare nel bosco. Lì più in alto c'era un'amaca e si stava davvero bene all'ombra e ho avuto modo di stare un po' da sola con me stessa ed è servito davvero parecchio perché sto tornando a casa con la mente un pochino più libera e con l'anima molto più in pace. Ho avuto delle rivelazioni in quell'ora che sono stata lì da sola e devo dire che a volte serve davvero tantissimo stare un po' da soli e riflettere un po' su quello che ci fa stare male e su quello che ci fa peso sull'anima e non so... È successo qualcosa di magico lì in mezzo al bosco, in mezzo agli alberi e mi sento molto molto meglio. Basta. Purtroppo dobbiamo lasciare questo posticino, però direi che torneremo. Torneremo presto perché poi qui ci sono anche dei sentieri da fare e mia sorella e Luca, il suo fidanzato, mi hanno promesso di portarmi a farli e di arrivare anche fino su in cima alla montagna
e io non vedo l'ora di farlo perché a me la montagna piace tantissimo. E basta, questa è la giornatina qui. Dobbiamo ancora assaggiare il tiramisù, loro l'hanno già mangiato ieri sera e stamattina e hanno detto che era buonissimo, quindi sono stata brava, però io non l'ho ancora assaggiato perché non mi andava di mangiarlo stamattina per colazione e quindi adesso devo tornare e mangiarmi il mio tiramisù e vi dirò come è venuto, perché l'ho fatto con i biscotti Oro Saiva, quelli senza glutine, per cui dobbiamo ancora vedere com'è. È tutto per ora, ci vediamo dopo. Ricky, mi raccomando. Ricky, mi raccomando. Mia madre si sta strizzando di nuovo. Sì, ha paura. Ha detto, mi girerò la testa dall'altra parte, guarderò verso la montagna, così non guardo giù dal dirupo. Secondo me poi la dobbiamo portare tipo in terapia. Si diventa un casino. Avrà le fragoline. Eccola qui una, però non è ancora proprio matura. È incredibile che qua c'è ancora il gelsomino. Secondo giro. Vai, salta su. No, vai, vai, vai. Sono momenti preziosi quelli in cui riesci a rimanere sola soletta su un sentiero di montagna. Che bello. Che bello. Vi saluto perché voglio godermi questa passeggiata tutta sola. Ho bisogno di stare un po' con me stessa. Ad un certo punto mi ha preso i capelli. Sì, venivi giù. Gridavi, ma cara, piangi. Stai scherzando. Hai avuto così piano. Paura. Hai avuto così paura. E non per si... fortuna non abbiamo fatto lo sterrato allora. Non si fa, non si fa. Aspettila. Siamo tornati a casa di Luca e dopo il pezzo fatto a piedi, è toccato anche un pezzo in moto perché era troppo lungo, tutti erano ormai giù e quindi Luca è tornato per prendermi. E io sono già stata in moto prima di questo giro in moto, però non in montagna, non su delle salite così ripide, e mi ha preso tipo un mezzo attacco di panico, mi sono messa a urlare e quando sono arrivata giù sono scoppiata in lacrime e lui andava pianissimo. Mi vergogno un po', ma come avete potuto apprezzare anche dal clip precedente, mi ha preso il panico. Benissimo, la moto non va per me. Dio mio. Eccolo. Ciao. No.
Vai, mi dovete dire com'è questo tiramisù, perché l'ho preparato ieri con tanto amore. Farò finta di averlo preparato io. Ma quello lì invece cos'ha di diverso? È il biscotto. Senza solo il biscotto. Ah, però la crema è la stessa. Sì, la crema è la stessa. Allora, qui abbiamo la frutta. Lo zucchero lo mettiamo via. Qui c'è yogurt, com'è? Il budino. Guardi. In italiano? Bellissimo, no? Extraordinario. Buonissimo. Buonissimo. Bicchieri, questi. Prendiamo questi. Piccoli ragazzi. Sì. Siamo pronte per ripartire. Mi sono un attimo calmata con il tiramisù. Si risolve tutto e Luca ci sta saltando e basta, finisce qui il nostro weekend. Non so se infilerò altro in questo video, per cui vi saluto e ci vediamo nel prossimo video, come sempre il venerdì alle 2. Grazie di essere passati di qui anche oggi. Vi saluta anche la mamma e anche Olivia, salutala. Scuola festival di Lumia. Oh, hai i suoi midli? Perfetto, siamo già, capisce.